Vi siete mai chiesti come si mangia all'interno del ristorante dell'autogrill? Io sì, purtroppo, quindi oggi andiamo proprio lì. Solitamente quando andiamo all'autogrill si tratta sempre di una toccata e fuga. Non ci fermiamo mai lì con calma. Quindi, che ne so, prendiamo un caffè, un panino, delle patatine. Non so se lo sapete, ma in moltissimi autogrill in realtà esiste anche il vero e proprio ristorante. Quindi io e l'energumeno più tamarro dell'intera Lombardia, oggi andremo a provare il ristorante dell'autogrill. Andiamo immediatamente a prendere Dadda. Forza! Guarda il braccio più logorroico. Logorroico? Ragazzi, Dada stava svenendo un attimo fa. Ve Incredibile. lo diciamo sinceramente, Sì, stava se svenendo. ho una faccia strabianca perché stavo svenendo. Ha detto che ha visto le stelline. Sta bevendo. Robe zuccherate a caso. Dada, non so perché mi sia venuta in mente questa idea. Sì. Forse non è un'idea di merda, però vorrei provare il ristorante dell'autogrill. Uno qualsiasi. Sì. Tu l'hai mai provato? Il ristorante, non i panini, proprio il ristorante. Forse nella mia vita sì, se è quello Tipo self-service. self-service, sì, ma una volta forse. Io mai. Voglio un attimo vedere com'è il cibo. Allora, dalle recensioni non si riesce a capire. Allora, sono basse, 3,5 su 5. Però ci sono le recensioni anche che valutano l'autogrill normale, quello toccata e fuga. Non Ok. solo il ristorante dell'autogrill. Certo, se 3,5 perché pigli un camogli sono 11 euro. Esatto, perché i prezzi sono folli. Dai. Infatti, la maggior parte dei commenti sono così. Noi andiamo lì, vediamo se è una situazione self-service, vediamo se è un ristorante normale. Non lo so, lo scopriremo solo vivendo. Dada, buon pranzo a noi. Che cazzo mangeremo? Così sarà. Sano. Sano, Ah, secondo sì, me. Sì. forza. Andiamo lì immediatamente. 10 minuti da qua, il primo che abbiamo trovato. Ragazzi, siamo arrivati qui in autogrill, ma questo ristorante dovrebbe essere chiuso. Non so se sia fallito, che cosa, quindi dobbiamo trovarne un altro. Ragazzi, ci siamo. Abbiamo dovuto raggiungere per forza questo autogrill. Altrimenti non trovavamo il ristorante, ma solo i classici panini. Quindi eccoci qua sotto questo cono. Vulcano questo, Questo eh? è, sembra Questo è la incredibile. cosa del signor Burns dei Simpson. È vero, è vero. La centrale nucleare. Guardate che roba, adesso entriamo. Guardate che entrata monumentale, enorme. Stiamo entrando, vediamo com'è. Ragazzi, ma stiamo scherzando? Ma quanto è immenso? Cioè, è un centro commerciale, non è un autogrill. Ah, guardate quanti piatti ci sono, quante cose. Un sacco di roba. Guarda le pappardelle ai funghi. Ragazzi, ci siamo. Siamo nella zona ristoro. E questo è proprio un self-service, penso. Guardate roba, salmone. Non sembra male, eh? Oh, sono invitanti, eh? Qua ci sono un sacco di piatti, tutti questi qua. E qua c'è la parte finale, che è il dolce e la frutta. Ragazzi, abbiamo preso tutto. Cioè, siamo. Per ora siamo soddisfatti. Adesso non li facciamo vedere bene. Ma alla vista sono. Non sono male, attenzione. Allora, ragazzi, abbiamo preso tutto quello che era possibile prendere, veramente tutto. Qui c'era il pane, ma questo era già messo nel vassoio. Ovviamente io assaggerò tutto quanto, da assaggiare tutto quanto. Questo è riso con pollo al curry, patate con prosciutto crudo, salmone con riso e verdure, e Dada ha preso patate con grigliata mista. Alla vista non sembra male, eh? Speriamo sia buono, cazzo. Però per ora non sembra malissimo. Oh! Cena romantica all'autogrill, sono solo noi Ma qua. praticamente. Ma che spettacolo! Cosa ne pensi dei piatti? Beh, a livello visivo, Visivo? Sono invitanti! sono molto invitanti. Proviamolo subito, che sennò ti divoro la faccia perché sto morendo di Allora, con fame. cosa andiamo? Con i primi? No, ognuno mangia quello Vai che a vuole, caldo. Sì, massimo. vai scusate con la grigliata, che è la roba che c'è lì. La Salsiccia, prima cosa giusto, che il assaggio è il pollo. pane con le olive. Eh sì. Guarda lì che food È anche pornata. caldo. È caldo, non è vero. Un po' sì, è vero. Buono? Incredibile. Dai. Buono. Buono. Qua è comunque un pranzo stellato questo. Vai. Guarda lì quelle patatine come sono. Ci stanno? Sono Abbastanza. Un po' stoppose. Vero, nel si senso che vede. magari le hanno fatte Sì, 2 ore fa, sta esatto, lì. si vede un po'. Però vabbè, noi ci accontentiamo, anzi, viviamo di queste cose, di queste piccole cose. Cosa assaggio? Una costina? Sì, assaggia una costina, quello che c'è lì. Una grigliatina mista, ragazzi, questa. Qua perché non c'era la carne. Saporita? Qua la salsa barbecue, spalmata. A sopra? Sì, Ci sta. ci sta. Prova una salsiccia o un würstel, quello che vuoi. O il pollo, Il cos'è? pollo, un'aletta. Un'aletta di pollo. Sembra buona questa. Grazie. Pollame lì. Queste sono buone, sembrano quelle lì. Già, dato che hai provato il pollo, prova direttamente questo col riso. Pollo al curry con riso e poi mi fai provare qualcosa a me. Vai, Dada, che rata. Allora, prima assaggio la carne da sola. Pollo al curry.
Però a me piace un sacco il curry. Ma il pollo al curry c'ha il sapore quello. Sì. Buonissimo. Col riso sotto, sì. Col riso sotto secondo me ci sta un sacco come piatto. Buono, buono. Vedi che abbiamo fatto bene a prendere tutto per provare. Questi sono proprio tutto. Stati bravi. Stati bravissimi. Provo le tue stesse cose. Sì. Per forza. Allora. Sta esplodendo qualcosa. No, quella è quella che ho già mangiato io. Pigliatene una, no? Non l'avevo visto. Alettina di... È buono odore, cazzo. No, quella è proprio gustosa, senti. Questa è veramente buona. È spaziale. Sì. Morbida, cucinata bene. Questa è devastante, Dadda. Tanta roba. Dove cazzo la metto? Io invece... Sì. Voglio provare questo. Sai che io sono esperto di würstel. Sì, è vero. Nel vero senso. Dovete sapere, parola. Ragazzi, che Riccardo, quando l'ho conosciuto... Mangiava würstel al formaggio. Raccontiamo questo aneddoto. Mangiava würstel al formaggio, ma in qualsiasi modo, nel senso... Sì, o li buttava... Senza... O crudi, o li buttava nel microonde, o in padella, o li faceva anche bolliti. O se no li intingevo nella cosa di pesto. Proviamo questo. Buono? Io non vado matto di würstel. È buonissimo. Fammi assaggiare queste patate stopposte. Si vede che sono un po'... Alluppanti. Le vanno fatte un po' di tempo fa. Questo è peggio però. Non male. Fammi provare questo pollo. Al curry. Un po' di curry col riso. Vediamo. Questo Riccardo è incredibile. Sì? Non voglio... Non voglio aspettative altissime. Non voglio, appunto... Come cazzo si dice? Cosa? Condizionarti, volevo dire. Buono questo. Un po' spezzatino col curry. Poi morbidissimo, eh? No, questo è incredibile. Sì. Tocca a te, Daniele. Devi finire. Sì, ho provato tutto. Ok. Prova le patate col crudo, queste, e il salmone, vabbè. Il salmone, il riso uguale a quello di prima. Il riso uguale di prima. Allora, vado di patate con? Patate con crudo, con prosciutto crudo. Occhio che ti è caduto, eh. Carine, non ti piacciono troppo? No, non mi fa impazzire il crudo fatto così. Ah no? Tagliato così un po' spesso? Sì, sembra pancetta, sembra. Sì, infatti sa la pancetta. Vabbè, questo invece, salmone. Questi sono la vita. No, questi io non li mangerò, non li proverò. Quindi ci pensa Dadda. Broccoli e cavolfiori. Le cose più schifose che esistono in natura. Mentre questo salmone qui, vediamo, prova del 9 con questo salmone. Buono. Buono? Buono, buono perché è saporito. Ci sta. È soffice. Vabbè, è freddo, ma... Chi se ne frega. Anzi, potevano un attimo riscaldarcelo al massimo. Buono. Però, ci siamo, sì, eh. Sì, sì. Provo anch'io le ultime cose. Ste patate col crudo. È troppo... Sai cosa, Dadda? È veramente troppo... Non riesci neanche... Guarda. È troppo grosso. Sì, sì. Però vabbè. Le patate non sono male, meglio di quelle. Meglio quelle? Meglio queste, sì. Qua. Sono un po' più morbide. Mentre il broccolo non lo proverò, Daniele. Come no? Assolutamente no, proviamo. Guarda che c'è la pelle sotto. Sto salmonazzo. Tolgo la pelle, ragazzi. Buono, ma pensavo meglio. Tu che sei sommo esperto di salmone. Io mi faccio sempre il salmone al cartoccio al forno. Ma per quello il tuo è più buono. Ma poi io lo condisco col limone, è una cosa diversa. Forse il fatto che sia freddo lo penalizza. Ok. Però tutto sommato. Non hai assaggiato la salciccia. Vai. Fammi assaggiare sta ciaciccia. Neanch'io l'ho assaggiata, dimmi com'è. Secondo me questa è devastante, Dadda. Dici è sarda secondo te? Per forza. Deve essere sarda. È sarda, sennò... per forza. Io invece no. No. È buona, ma mi sembra quasi dolce. Si vede che è una salsiccia particolare. Magari c'è qualche sopra. No, provala per forza questa. Questa qui, provala un secondo. Provala. Perché o sono stronzo io sento una cosa dolce, tipo. Però il gusto è buono. Sì, ma il sapore della salsiccia che è un po' così. Sì, un po'. Però è buona. Vero? Ci sta. Ci sta, ci sta. Adesso finiamo e traiamo le conclusioni con il prezzo di tutto quanto, che non hai visto. Traiamo le conclusioni, ma prima... È vero, non mi ero ricordato. Abbiamo anche il tiramisù. Assaggiamo il tiramisù. Prima finiamo tutto e poi assaggiamo questo. Ragazzi, questo è il nostro nemico finale. Danielson, a te l'onore di provare il tiramisù dell'autogrill. Sotto ha una confezione in vetro, si presenta abbastanza bene, devo dire. Non abbiamo i cucchiaini, quindi mangeremo con le forchette con le quali abbiamo mangiato tutto il resto. Come le gente del pueblo qua. Lì, sai che non è male? Non sembra male? È gelido? Cos'è? Non mi piace. Non è buono? Cioè, no, è buono, Però? No, ho detto una cosa, no, ho sbagliato a dire. Non è che non mi piace. È strano. È gustoso, eccetera. C'è un sacco di... che t'alluppa, c'è un sacco di cacao che ti si incastra. Sì. Poi dentro è un po'... Vuoi vedere dentro com'è? È tipo spuma, capito? Cosa voglio dire? Sì, ho capito. Quindi non sembra tiramisù. Però il gusto non è male, dai. Va a provare. L'odore non è male.
A me piace. Sì, tanto pensiamo sempre al contrario di te, quindi ti piace? Per te questo è tiramisù? No. No, il gusto, come ti ho detto, ti dico, la consistenza hai ragione, perché solitamente c'è il savoiardo, il pavesino, vabbè, qui non c'è niente, c'è solo crema. Sì, esatto. Però il gusto è buono, eh. Sì, sì, ma ci sta. In più l'avevo detto. Non è male. E allora finiscitelo tutto, prego. Danielson! Pettinata. Siamo arrivati alla parte più dolorosa di questo video. Il prezzo. Non guardare. Sullo scontrino qui così capiamo cosa no, è costato. No, più qua non ho più pallida idea. Perché vedendo quanto costano i panini singoli all'autogrill, non mi immagino un piatto così di... Poi li abbiamo quasi tutti i piatti, sì, quindi... Quanti piatti erano? Uno, due, tre? La grigliata mista, il salmone, il riso con il pollo e il curry, le patate. Ho speso 100 euro, parando una cosa a caso, 80 euro, boh. Sai che mi pensavo di spendere di più? 65 euro. 10 euro a più, no. Sì. Più o meno. Un po' di più, 15 euro a piatto. Ok. Però ci sta, cioè nel senso, abbiamo preso tanta roba da mangiare in due, e alla fine come fosse 32-33 euro. Contando che siamo all'autogrill, quindi i prezzi sono di norma un po' più alti, però ti sei fatto un pranzo completo, sì, eh? Sì, vero? Anche di più, abbiamo preso di più. Vediamo esattamente, infatti, sì, tipo... Il grande piatto è la grigliata mista, penso che sia 15,90. Okay. Il salmone 16,90. Il tiramisù 5 euro, vedi? Il pollo col curry 15 euro. Ci può stare. Pensavo di più. Infatti tu hai detto 100, anch'io. Pensavo sugli 80, 90 io, sinceramente. Ci sta allora. Sì. Verrò tutti i giorni a pranzo. Voto, rapporto qualità-prezzo, io gli do un 7. 7, sì, 6,5-7. No? Ci sta. Sì, sì. Ragazzi, fateci sapere qui sotto nei commenti se vi è mai capitato di cibarvi all'interno del ristorante dell'autogrill. Nel caso, provatelo. Grazie di cuore. Grazie a te. Per avermi accompagnato in questo percorso enogastronomico a tema autogrill. Ragazzi, grazie a voi per aver visto il video fino a qui. E come sempre, noi ci vediamo prestissimo con altrettanti contenuti. Adios e hasta luego. We'll be right back.